Si stanno schierando i KZ, KZ1 e KZ2, mai così vicini tra l'altro, perché lo ricordiamo, la differenza tra le due categorie è semplicemente per quanto riguarda, diciamo, la licenza dei piloti. Ronny, ricordaci qual è la differenza. In KZ1 si accede per meriti sportivi, quindi quelli che hanno vinto qualcosa in precedenza vanno in KZ1, mentre i novellini della KZ vanno e continuano in KZ2. Ecco, in KZ2 c'è un novellino che mena duro con il CRG, si chiama Mirko Torsellini, lì sulla destra, numero 111, là davanti invece Yannick De Brabander, Formula K. Il belga è il leader della classifica in questo momento, in griglia di partenza per KZ1, si spengono i semafori, De Brabander rimane un po' fermo, Torsellini scatta meglio, De Brabander però si fa sfilare, prende la seconda posizione il suo compagno di squadra Antonio Piccioni, passa all'esterno, non lo so chi, forse proprio De Brabander che ha cercato la staccatona all'esterno, ma nulla da fare. Poi Rick Dresden, se non vedo male, e a seguire Bas Lammers, la lotta è proprio tra Lammers e Dresden per quanto riguarda il campionato, con Dresden che deve andare a vincere se vuole portare a casa il titolo già in questa gara e relegare in decima posizione Bas Lammers, quindi i due sono in quarta e quinta piazza al momento, con Dresden che scalpita, cerca uno spazio davanti a sé e cerca di aprirsi la porta e passare all'interno di Yannick De Brabander, che è sempre un osso duro che chiude le porte e magari ogni tanto si appoggia anche agli avversari, questa volta no, però Dresden esce meglio, si mette di fianco a Yannick De Brabander e apre la porta anche per il suo contendente al titolo, Lammers, che finisce largo e perde posizioni su posizioni, almeno 4-5. Signori, la situazione non è affatto buona per Bas Lammers, che è scivolato in terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona posizione. Adesso se la deve vedere con Armand Converse e poi davanti a lui anche Gary Kett, Jonathan Tonon, Marco Ardigò e poi De Brabander, appunto, che è alle spalle di Dresden, ma si fa sentire più maniere. Dresden, bella staccata, distanzia bene De Brabander e adesso c'è chi gioca in difesa, ovvero Mirko Torsellini, che si deve proteggere dopo che Antonio Piccioni è passato in testa alla gara. Dresden con un treno sotto il sedere cerca di uscire dalla scia, ma nulla da fare contro il Maxer preparato da Patrick Savard. Invece sì, questa volta Rick Dresden all'interno di Mirko Torsellini chiude bene la porta, però addirittura non basta chiudere la porta per Mirko Torsellini e si fa inforchettare anche da Yannick De Brabander, che si sposta tutto con il corpo sul suo Formula K e cerca di non perdere contatto e metri da Rick Dresden, che va in caccia di Antonio Piccioni, leader della classifica in questo momento con il Formula K. Quindi un Tony Carter sandwich tra i Formula K di Antonio Piccioni e Yannick De Brabander. Torniamo con una ottava o due ottave di voce più in basso, perché sennò non ce la facciamo a tirare alla fine della manche. Quindi Piccioni, leader della corsa al momento, concentrato, fermo, tranquillo, si china un po' in avanti. Dresden fa la stessa cosa. Sono passati solo tre giri, abbiamo perso 7-8 anni di vita nel raccontare quello che è accaduto. Torsellini che è andato in testa, poi Piccioni che lo scalza e Dresden! Rick Dresden al comando con una staccata incredibile che ha mangiato metri su metri Antonio Piccioni, che è rimasto lì a guardarlo con la faccia della mucca che guarda passare il treno. È rimasto davvero di sasso Antonio Piccioni sulla staccata di Rick Dresden, che evidentemente vuole andare a vincere e deve andare a vincere per allungare nuovamente su Bas Lammers. Bas Lammers, anche lui infuriato, guardate dove è tornato il pilota olandese dell'Intrepid Driver Program, guardatelo, è riuscito a ricucire lo strappo, a riportarsi in coda al gruppo di testa, capitanato, lo dicevamo, da Dresden, poi Piccioni, Torsellini, De Brabander, Ardigo e appunto Lammers, che adesso
deve scalzare gli avversari, mentre Torsellini si fa superare da Debra Bander e Lammers supera Ardigò. Ardigò tenta la risposta, ma nulla da fare per l'italiano che ha alle sue spalle, ha già Armand Converse. Questa è la situazione con un Jonathan Toron un po' in difficoltà rispetto al passato. Betsky Visser che risale benissimo anche lei, l'olandesina volante è incredibile. Per i colori Praga Kart, il nuovo brand di casa Intrepid, l'olandesina volante, la biondina che abbiamo soprannominato Wonder Visser, mentre c'è uno stop, non vorrei fosse Marco Ardigò, è Marco Ardigò che alza il braccio, evidentemente forfè per lui, per il suo motore soprattutto. Peccato, uno dei protagonisti di questa gara fuori gioco che spinge il kart all'interno della curva. Rimaniamo però con gli occhi, bravissimo Ronnie, con l'obiettivo puntato sul duo di testa, perché è lì che si gioca la finale 1 di questa WSK Euro Series qui a Zuera. Finale 1, ricordiamo, un format nuovo per quanto riguarda le gare della WSK, un format che tiene incollati gli spettatori, i piloti, i meccanici, gli addetti ai lavori alla pista fin da sabato pomeriggio, dove ci si gioca i primi punti della classifica. Eric Dresden punta a portare a casa bottino pieno, prima posizione per lui, il belga non ne ho acquisto, però abbastanza giovane in Tony Kart. In prima posizione, seconda posizione per Antonio Piccioni, scalmanato per il nuovo marchio Formula K realizzato da Andrea Bertolini e soci. All'interno Antonio Piccioni passa Dresden e si riporta al comando. Prima posizione per l'italiano, che quindi ritorna al comando. Parlavamo proprio del nuovo brand Formula K, un brand voluto da tre soci, tre amici, più Andrea Bertolini, il pilota Ferrari Maserati, che ben conosciamo per le sue doti velocistiche. A questo punto stiamo imparando a conoscerlo anche per le sue qualità, tra virgolette, di manager, manageriali di questo nuovo brand di kart. Si lanciano sul traguardo quando siamo a concludere il settimo giro dei 12 in programma, con Dresden in coda a Piccioni, che forse ha seguito fino a questo momento, e ora ha sferrato l'attacco che vuole chiaramente creare l'allungo necessario per andare a vincere. Vedremo cosa succederà da qui alla fine. Alle loro spalle è rimasto incollato Mirko Torsellini, ve lo dicevamo, un KZ2 davvero scalmanato. Mirko Torsellini che sta dimostrando di saper guidare davvero, perché non si scherza quando si hanno sei marce in mano, un volante in mano, un motore al proprio fianco come quello dei KZ. Quindi o si guida in questi casi, non c'è nulla da fare. E Mirko Torsellini da Siena sta guidando davvero davvero forte in questo momento, in questo periodo. Già a Portimão ci aveva stupiti, e qui sta davvero tenendo testa a dei grandi campioni della categoria, mentre Debra Bander si fa superare dalla Visser, una Visser che manda in analisi diversi piloti a questo punto, superata a sua volta ancora da Debra Bander. Ma quello che sicuramente più di tutti va in analisi, contro sorpasso della Visser, che all'interno ma poi decide di mollare, di non metterci dentro il muso più di tanto, di non essere aggressiva, forse un po' troppo gentile nei confronti dell'avversario, dell'avversario belga. Sta di fatto che la Visser rimane in quinta posizione, seguita appunto da colui il quale sarà presto sotto le cure di uno psicologo, diciamocelo, perché Bas Lammers non ci credo che la butta giù così come se fosse acqua fresca a Garganella. Butta giù così senza troppi problemi il fatto di essere superato da una compagna tutto sommato di squadra, visto che Praga è un marchio totalmente all'interno della factory di Salizzole di Mirko Sguerzoni, quindi non ha sicuramente digerito questa cosa. Lammers, colpo di reni, di rabbia,
per cercare di non perdere contatto sul dritto nei confronti della Visser, la Visser che invece si riporta in caccia di Yannick De Brabander, si mette all'interno e di fianco, ormai non c'è più nulla da fare, passa senza troppi problemi, adesso vedremo se chiuderà bene la linea, sì lo fa, non c'è spazio, infatti riesce a mantenere su alla quarta posizione, vedremo se riuscirà ad allungare dopo che è arrivata con una cavalcata infernale davvero per tutti gli altri, chissà, fosse partita un filino più avanti, fosse partita un filino più avanti la Visser, dove potrebbe essere, forse sarebbe lì a giocarsela con gli altri al top della classifica. Vediamo i tempi cosa dicono, best lap di Mirko Torsellini con un 59.693, ora in terza posizione Torsellini, quarta piazza dicevamo per la Visser, strabiliante, sono loro due davvero i piloti più in palla, gli outsider, mentre Drezen all'interno di Piccioni, passa Rick Drezen e apre la porta anche Mirko Torsellini che si porta in seconda posizione. Rick Drezen lo vuole questo titolo, non riuscirà probabilmente ad accaparrarsi il campionato WSK 2011, mentre guadagna qualche metro, quello sì, Rick Drezen sugli avversari, su un Torsellini che fa delle traiettorie diciamo di protezione e chiaramente perde qualche metro nei confronti di Rick Drezen. Dicevamo, non riuscirà probabilmente a vincerlo in questa occasione, in questa finalissima, però sicuramente dà un bel colpo alla classifica e allunga in qualche maniera, almeno adesso che entriamo nell'ultimo giro, allunga in qualche maniera sull'avversario più diretto, Bas Lammers, che rimane in sesta posizione e che quindi perde ulteriori punti rispetto a Drezen, che nell'arco del campionato è in continua crescita dopo aver vinto anche la finale, giustamente Ronny, della KZ1 di Muro Leccese. Tu eri lì e ovviamente hai visto una grande supremazia da parte di Drezen, cosa che non era mai stata vista, perché Drezen al massimo era riuscito a vincere una finale 1, ma attenzione perché si infila Torsellini e quasi rovina la festa Drezen. Vediamo gli ultimi metri con Torsellini che forse ha tentato l'attacco quando non se lo poteva permettere, o comunque ha trovato un osso duro davanti e di conseguenza adesso deve forse difendersi da Antonio Piccioni, ma nulla da fare, Rick Drezen passa, vince, esulta davanti a Torsellini, Antonio Piccioni, Betsky, Visser. Questa è la top 4 della gara KZ1, finale 1 della KZ1 Euro Series 2011.